chi è che rema contro questa campagna, questa di sensibilizzazione, contro questa corsa alla Papi Gump? Ma io quello che sto constatando di fatto non è questo problema di remare contro, è che vorrei capire una parte di queste associazioni, papà separati, dove sono? Perché io non ne ho incontrato neanche uno. Cioè, in tutta Italia ce ne sono tante, no? Ce ne sono centinaia di migliaia, non tante. Il problema è, attenzione con le associazioni, perché l'associazione è una cosa, specie in questo settore, molto molto seria. E quando non ci sono persone di questa sensibilità, che si preoccupano realmente a discapito del loro tempo e di tante altre cose, consigliare a una persona che è in preda alla disperazione cosa fare, quindi stare lì a dire io ho l'associazione, quindi posso dire, attenzione, perché un consiglio sbagliato provoca dei danni a livello giuridico, a livello mentale, che sono dei danni che secondo me si porteranno avanti per anni. Come attenzione, ripeto, a rivolgersi a determinate, cioè molti pensano che il fatto che uno avvocato sa tutto. Non è così, non è così, bisogna infatti stare molto attenti a rivolgersi anche a queste persone qui, bisogna scegliere le persone giuste, ci sono matrimonialisti, ci sono, cioè entrare in un tribunale con le persone sbagliate vuol dire prima di tutto fomentare la cassa per anni, perché andare in mano a determinate persone vuol dire che queste persone per almeno 5-6 anni ci mangiano, come dire con il nostro linguaggio, ecco, ci spiegano solo, ci lucrano, e d'altro canto quello è il loro mestiere, e quindi hanno interesse ad alimentare. Io vorrei dire una sola cosa, 2 anni fa, che poi siamo sempre gli ultimi in tutte le cose, chissà perché. Gli ultimi come italiani? Sì, 2 anni fa, mentre in tutto il mondo era già stato riconosciuto, l'ordine degli psicologi italiani finalmente hanno riconosciuto che la bigenitorialità è l'unico modo per salvare i bambini di figli separati. L'altro anno l'ordine dei pediatri hanno asserito, cioè, la stessissima cosa, che la bigenitorialità è l'unica salvezza per i nostri figli. Adesso io chiedo ai giudici, prima qualcuno si appigliava al fatto che gli psicologi erano contrari alla bigenitorialità, oggi a che cosa vi appigliate più? Perché la risposta che vogliamo. Perché questa legge 54 del 2006, a distanza di 7 anni, 6 anni, quello che è, non viene applicata. Qualcuno ci deve spiegare. Noi sappiamo dietro in linea di massima cosa c'è: 5 miliardi l'anno per l'avvocatura, 2 miliardi l'anno per le case famiglia, 1 miliardo l'anno tra CTU, psicologi e tutta una cosa. Ma non possiamo vendere o svendere i figli per far comprare una cravatta firmata o una giacca firmata a qualche avvocato o a qualche altra persona. Io mi piace dire, strada facendo, a questi signori, quella parte ovviamente che si comportano così: signori, fate a meno di una cravatta firmata e regalate un sorriso in più a un bambino. Questo è un po' il discorso. Regalate un sorriso a un bambino. Io direi che con questa frase a effetto, ma comunque rispondendo alla verità, per evitare i traumi ai bambini, possiamo chiudere qui, nella speranza di avere un altro momento, ancora una volta, Antonio Borromeo, a cui auguriamo di andare avanti con questa campagna.